quando vado a teatro sono molto teso. Si spengono le luci, si fa silenzio e lo spettacolo sta per cominciare. Passano pochi secondi prima che le prime parole vengano pronunciate. Ma non appena si sentono le prime parole, la prima frase fa già capire tutto. Ma non è la frase, è il tono, l'impostazione della voce, il diaframma. A teatro, dopo la prima frase, hai già capito tutto. Spesso capisci che il tempo in quel preciso momento, in coincidenza con la prima frase, si ferma e non passerà mai più. Sei in trappola, non puoi più uscire, non puoi più fare niente. Sei piantato nella poltroncina e quello spettacolo che sta lì davanti a te durerà ore, giorni, settimane, anni. Non finirà mai più. Là fuori ci sono tutte le persone che ami e tutte le cose che vuoi fare, ma devi considerarle perdute per sempre. La vita continuerà senza di te, perché tu, per il resto della tua vita, sarai qui dentro a guardare questo spettacolo. Eppure, dopo tantissimo tempo, quando ormai non ci credi più, quando sei diventato vecchio, intontito, smemorato, all'improvviso, anche questo spettacolo che non finisce più, finisce. E quello è un momento così liberatorio, che è un momento bellissimo. Scatti in piedi e sei così contento che continui ad applaudire e chiamare fuori gli attori, perché sei così contento che sia finito, che vuoi goderti appieno questo momento. Il momento in cui sei assolutamente sicuro che è finito.